Amici 2012, 8 anni fa, fino ad avere una scuola di canto oggi. Parlaci di questa nuova esperienza e perché hai voluto aprire una tua scuola di canto qua a Modica, soprattutto, e non spostandoti. Questa passione che provo per la musica debba trasmetterla ai miei allievi, quindi poter dare in piccola parte quello che ho vissuto io e quello che ho fatto io. Sono stata fortunata. Poco fa appunto abbiamo accennato a questa tua esperienza di amici di 8 anni fa, e cosa consiglieresti a quella ragazza emozionata negli studi Helios di 8 anni fa, e cosa invece consiglieresti a un ragazzo o una ragazza che si sta affacciando adesso al mondo della musica, comunque dello spettacolo in generale? Dunque, alla me di qualche anno fa augurerei le stesse cose che ho fatto, quindi coraggio, passione, grinta e crederci sempre. La musica è meravigliosa, come tutte le arti, ha bisogno di disciplina e di infinito amore. È un cammino, io lo definisco impervio, quindi molto difficile, però se ci si crede e se non si molla, i risultati prima o poi arrivano, e questo è il messaggio che voglio dare a tutti. Per qualsiasi arte, la musica in particolare è una culla che ti accompagna sempre, ma tu la devi amare e non la devi mai lasciare andare, perché prima o poi ritorna e i risultati arrivano. Quindi a tutti i ragazzi, ai miei allievi, a chi si vuole approcciare al mondo della musica, dico: non mollate mai, credeteci sempre, perché se ci si mette amore, le cose vanno per il verso giusto.